E chi sarà il portiere magico? Sarò io. Ogni volta che parerà un tiro sarà un punto per noi, avete capito, la team? Riuscirete a contare i punti? Molto divertente. Siete stati astuti a scegliere due carte punizione. Davvero un'ottima strategia. Mi dispiace, amici. Allora, la porta della team si trova vicino all'edificio del piazzale sud. Quella dei Magics, invece, si trova ai piedi del labirinto sul piazzale nord. Pronti? Fallo di Samu! Oh. Non dimenticare che puoi tirare solo all'indietro, niente passaggi in avanti, rimessa in gioco per i Magic! Grazie! Forza, tutti in avanti! Perché noi possiamo farlo! Cassandra, a te! Ripassamela, vado in porta! Ok, due, l'attacco! Ah, solo fortuna! Ma qual è fortuna? È talento! Fallo di Ines! Puoi colpire solo di testa. Palla ai Magics. Walter, è per te. Ok, ci sono. No, è per me. Greg. Non ti farò passare. Oh no. Beh, tutto qui. Pallone parato dal portiere. I Magics guadagnano un punto. 1-0 per la loro squadra. Amy, tira. Luna, attenta a volte. Luna, puoi usare anche le mani, dai. Con le mani o con i piedi non hai alcuna possibilità di vincere. Oh no! Gol! I Magics conducono per 2-0. Vai, vai, bravo! Perché mi hai parlato? Mi hai distratta. Perché? Perché da prima che continui a non usare le mani, insomma, hai un superpotere e non sai sfruttarlo. Faccio quello che posso. Forza la team, rimettete in gioco. Tieni, Ines, a te, con la testa. Oh, Ines! No. Puoi toccare la palla solo con la testa. Palla ai Magic. Alla squadra pietrificata non ci avete pensato. Fino, vieni con me. Andiamo a fare gol. Ehi, Luna! Puoi fermarla con le mani? Sì, sì, ho capito. Così va bene. Ben fatto. E adesso lanci in avanti. Ti piacerebbe averlo, eh? Ines, con la testa, mi raccomando. Sì, ma come faccio? Ci penso io. Luna, passa la Greg, al centro. Dai, Greg, segna! Oh no! Il punto va ai Magics, che conducono 3-0. Rimessa in gioco per loro. Tieni, Cassie. Ehi, Greg, allora vuoi regalarci qualche altro punto? Ora ti faccio vedere. Ah sì? Sono curiosa. Accontentata. Greg, fermati, non fare sciocchezze. Non riuscirai a tirare. Oh no! Grazie, Greg, sei troppo buono. Punto ai Magics, che si portano sul 4-0. Ma che stai facendo? E che cosa vuoi che faccia? Che smetta di tirare? Oh, non ce la faremo mai. Fine primo tempo! Se almeno ti avessi avvertito della tua grandiosa idea un po' prima, io ed Ines avremmo potuto allenarci. Ma non lo sapevo che avrei perso quelle carte. Ma giocando sapevi che c'era il rischio. Insomma, ragionate, se avessi vinto la carta del portiere magico, tutti i tiri dei Magics che ho parato dall'inizio sarebbero stati dei punti e avremmo almeno 10 gol di vantaggio. Peccato però che tu non ce l'abbia quella carta e abbiamo 4 punti di svantaggio. E in più hai pensato solo a te e al potere che avresti ottenuto. Sei stato molto egoista. Ma io pensavo che fosse una buona idea. Allora avresti dovuto chiedere il nostro parere. Ines e Samu hanno ragione, Joelle. Hai preso da solo una decisione che riguardava tutta la squadra. Vi assicuro che non l'ho fatto contro di voi. Le tue intenzioni erano buone, lo so, ma il risultato è pessimo. Mi dispiace tanto, amici. Veramente, avete ragione. Non avrei dovuto decidere tutto da solo. Ho fatto quello che pensavo fosse meglio per la team. Potreste sostituirmi in porta e io prenderei una delle vostre carte. Assolutamente no. Non c'è un portiere migliore di ma te. Ma cosa faremo con queste orribili carte? Secondo me, invece di fissarvi sull'idea che siano orribili, potreste trovare delle qualità da utilizzare a vostro vantaggio. Che vantaggio puoi avere da una carta che ti obbliga a tirare solo indietro? O a giocare soltanto di testa. Potreste trasformare i vostri punti deboli in punti di forza, ma solo se siete pronti a farlo e solo se giocherete davvero tutti insieme. Pensate di riuscirci? Beh, comunque stiamo perdendo, quindi tanto vale provarci, no? Dopo questo primo tempo, i Magics credono che non possiate fare niente con queste carte e di aver già vinto la partita. Avete la possibilità di sorprenderli. D'accordo, ma come facciamo? Ora vi spiego. Dovete mettere in atto una strategia ben precisa. Ti ascoltiamo. Allora, innanzitutto vorrei che vi disponeste in questo modo. Si riprende? Avete capito? Sì! Sì! Dai, forza! Ines, aspetta! Che c'è?
Mi spiace per la tua borsa. Vedi, è come è successo a Joelle. In realtà volevo renderla più bella e pensavo che ti avrebbe fatto piacere. Ho sbagliato a non chiedere il tuo permesso. Davvero ti sembra più bella così? Beh, direi di sì. Ma allora, se ti piace così tanto, perché non la tieni tu? Veramente? Ma e tu? Potresti darmi la tua borsetta rosa. Affare fatto! Dai, ragazze, venite! Secondo tempo! Ma che fa? Ma dove va? Che sta facendo? Spero che sappia quello che fa. Non dirmi che tirerà contro il suo portiere. Questa è un'ottima idea, Samu. Sorpresa! Grazie! Accidenti, ci ha ingannati! E ha funzionato, direi! Vieni, su te! Svelti, in difesa! Oh no! Cassandra! Non farlo tirare! Come no? Prendi questa, se ci riesci! Gol per la team, segnato da Greg! Il gol vale doppio! I Magics conducono per 4-2! Ben fatto, la team! Molto bene! Voi, in difesa, dovete svegliarvi! Perché non vieni a giocare? Dai, tiro, sei tanto da dire! Faccio vedere io come si gioca. Sì, un'altra volta. Non restare lì, muoviti. Sì, vado. Insieme, Ines. Greg, prendete quel pallone. Vieni, eccolo. Scusa, ma... Oh, no. Un altro gol per la team segnato da Greg. Quindi vale doppio, 4 pari. Oh, sì. Sì, grazie. Non ci voleva. Dai, rimuoviamo. Fino a te. Attento a Samu! Bene, continuiamo così! Segniamo! Preso! Contrattacco! Andiamo! Presto, riprendiamole! Tieni! Oh, Luna! 1-2! D'accordo, ma con il muro! Grande! Cassandra, non deve segnare! Non segnerò io, ci presta Ines! Non ci riuscirai! Oh no! Bello! Altro gol per la team che vince la partita 5-4 all'ultimo secondo! E vai! Sì! Fantastico, abbiamo vinto! Benissimo! Siamo i migliori! Non ce la faccio più! Bravissimi! Siete riusciti davvero a stupirmi! E a quanto pare avete sorpreso anche loro! Grazie per i tuoi consigli, Tag! Senza di te non saremmo riusciti a trasformare i nostri punti deboli in punti forti! No, è soltanto grazie al vostro spirito di squadra se siete riusciti a farlo! Andiamo a festeggiare a casa! D'accordo, ma una condizione, niente partite a carte! Promesso! Comunque Luna ha proprio ragione, questo gioco ci fa diventare matti! Mi prenderà una pausa! Ma... Ehi, Tag, che fai? Non vieni? No, devo andare un attimo da Renatone. E non vieni a festeggiare la vittoria con noi? Ti assicuro che non giocheremo a carte. Beh, voi andate, io vi raggiungo dopo. Boh, non riesco proprio a capire. E se giocassi il mio colpo segreto adesso, pensi che si possa fare? Non lo so, bisogna provare. Ah, questi giochi non fanno più per me ormai. Ma come fanno a giocarci? Boh. Adesso ci pensa Tipex a spiegarcelo. Nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 build.